Siamo a Smau Napoli 2018 con Alessandra Salimbene. Utilizzare LinkedIn per fare social selling. Esistono delle best practice imprescindibili per le aziende? Beh, sicuramente avere un'immagine coerente di tutte le persone che appartengono al team dell'azienda. E social selling tramite LinkedIn è una delle attività di digital marketing che forse più delle altre richiede di lavorare sul personal brand dei singoli piuttosto che sul company brand aziendale, e questa è una cosa che agli imprenditori italiani in realtà non è proprio tanto facile da far capire, e quindi bisogna proprio imparare a coinvolgere il team nella gestione della comunicazione tramite LinkedIn e far capire che la miglior pubblicità che si può fare all'azienda è quella di far vedere che i componenti, almeno i componenti chiave del proprio team, sono in grado di produrre dei contenuti e di produrre valore in maniera veramente importante, e allora a questo punto saranno poi i singoli che trascineranno il company brand online. Per cui la best practice secondo me principale è quella di avere prima di tutto una strategia LinkedIn, cosa che quasi nessuno ha, comunicarla e condividerla con i propri collaboratori, e poi dare degli strumenti ai propri collaboratori per valorizzare al meglio il proprio profilo e fare in modo che quella che è l'attività svolta su LinkedIn sia un'attività che effettivamente porta valore all'azienda. E può farci qualche esempio di azienda italiana che sfrutta in maniera esaustiva e al massimo le potenzialità di questo canale? Allora, al massimo sinceramente credo che al momento non ci sia nessuno di veramente, cioè che sfrutta tutto questo tipo di potenzialità. Ci sono delle singoli profili professionali che lavorano molto bene, ma a livello di brand sto vedendo delle corporate che iniziano a fare qualcosa e piccole aziende, piccole realtà che anche lì provano, fanno anche delle ottime cose, però ancora siamo lontani dall'avere dei progetti strutturati che credono in LinkedIn in maniera così ampia. Io posso portare il caso di uno studio professionale che ho seguito, che mi è piaciuto molto perché è un ambito intermedio, per cui è una società di consulenza nell'ambito tecnologico dell'energia, una società di ingegneri, e lì abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro perché abbiamo costruito, come dicevo prima, questa immagine dello studio aziendale, ma poi abbiamo identificato dei singoli professionisti all'interno dello studio che, iniziando a pubblicare regolarmente dei contenuti specifici sul loro settore, che è un settore molto tecnico, e poi condividendolo sulla pagina aziendale, hanno portato al gruppo dei grossi risultati di business. Grazie mille. Grazie a te.